Ciao Fabio, come stai? Come va? Sei tornato a Hong Kong? Yes, sta bene. Bene, bene, bene. Vedo la nebbia dalla finestra. Mattina mi sono avviato con la nebbia, però vabbè, però pioveva anche, però non fa troppo caldo, ci saranno 20 gradi, si cammina, prima che faccia caldo si sta bene. Guarda, no, è una pacchia. No, io sono a Dubai, ha fatto un freddo negli ultimi 2 giorni che non ci si crede. Cioè, io non ho mai, a Dubai non fa mai freddo, manco a gennaio, neanche la sera, devo andare a fare il bagno a mezzanotte e non c'è problema. E ieri sera, nelle ultime 2 o 3 sere, c'era un vento freddo, sono andato a vedere una partita di cricket, prima volta in vita mia, quindi mi sono... No, voglio sapere entrambi, ma freddo cosa vuol dire in gradi? Freddo vuol dire tipo 12 gradi, poi tirava un vento tiso molto freddo e quindi era anche più insomma single digit, col windshield come lo chiamano in America. Era, ma sai, a marzo a Dubai anche l'idea di un pullover è balzana, e in queste sere ci voleva proprio il giaccone. Quindi ci stavano i poveri indiani, quelli che vengono dal Kerala, capito? Battevano. Senti, Alberto, io volevo Sei? parlare. Sono al Ghemora, che è l'albergo più alto del mondo. Ah, Sai che a Dubai si quello tengono. lì in centro, nel centro finanziario, allora. No, 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 beh, sì, sta vicino al centro finanziario, ma non dentro il perimetro del DIFC. Il DIFC ha proprio un confine delimitato, come un Vaticano dentro Dubai, no? Chiamiamolo il Vaticano della finanza, perché poi ha, tra l'altro, ha leggi e tribunali propri, per cui è proprio una giurisdizione diversa. Ma il Ghemora sta leggermente fuori. Senti, niente, volevo, cioè, noi continuiamo a ricevere messaggi via Ah, LinkedIn lo so. sui nostri cose, però insomma adesso giustamente dovremmo rispondere, man mano ci sono delle cose interessanti, alcune a cui abbiamo promesso di rispondere, devono pazientare un po', ma c'era questo ragazzo che si chiama Daniele Faroni che ha mandato un messaggio sul reddito di cittadinanza, insomma, e lui propone un dialogo aperto, leggo proprio dal messaggio, tra Stato, imprese e cittadini affinché l'imprenditoria sia una prospettiva concreta basata su una formazione di alto livello. Il reddito di impresa, invece del reddito di cittadinanza, si dovrebbe concentrare su due aspetti principali, ovvero il finanziamento alle imprese che hanno pagato le tasse e hanno possibilità di crescita e percorsi di informazione per imprenditori attraverso l'esperienza di chi dirige le aziende italiane di successo. Un progetto che vuole diffondere la voglia di fare impresa e sostenere chi sceglie questa strada affinché sia in grado di crescere e creare posti di lavoro. Insomma, lo Stato dovrebbe investire sulla formazione e la competitività delle imprese. È necessario favorire chi ha lavorato onestamente, contrariamente a chi propone condoni fiscali o progetti di assistenzialismo. Mi chiede cosa ne pensi, insomma, cosa ne pensiamo. E io volevo rispondere, in effetti noi abbiamo già parlato di alternative più o meno intelligenti al reddito di cittadinanza, questo che adesso entra in vigore. E ne abbiamo parlato in Global Views, partendo da un articolo che io ho scritto sul Fatto Quotidiano nell'aprile del 2018, quando si cominciava a concretizzare questa ipotesi del reddito di cittadinanza. E sostanzialmente il mio punto è questo: dare 780 euro a una persona che poi ha l'unica speranza di trovare lavoro attraverso un centro per l'impiego, che è notoriamente inefficiente in Italia, che non ha abbastanza staff, che figurati se riesce a interfacciarsi con le imprese. Insomma, invece di avere questa speranza di tenere lavoro legata a un'istituzione pubblica che a dir poco, che a dir poco è farraginosa, basterebbe che chi riceve questo reddito di cittadinanza abbia la possibilità di contattare l'impresa e dire all'impresa:
Io ho questi 780 euro. Vorrei venire a imparare un mestiere da voi, perché c'è proprio questo problema, no? Ne abbiamo parlato anche di questo, del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Cioè, ci sta gente anche brava, capace, che però ha fatto dei percorsi formativi che nel mondo reale non sono utili. E ci sono tante imprese che avrebbero bisogno di gente capace, intelligente, che però non è stata formata per le loro, per le esigenze di un'azienda moderna. Allora, questo reddito di cittadinanza, invece di essere un sussidio dato a chi sta a casa, potrebbe essere un modo per le imprese di formare la gente, formare i giovani, formare persone che vogliono lavorare, e per i giovani di imparare un mestiere. Poi, chiaro, devi stare attento agli abusi, perché le imprese, sai, non è che tutti gli imprenditori siano onesti, fare in modo che alla fine di questo percorso ci sia un contratto di lavoro, oppure che, diciamo, di 10 persone che vengono prese attraverso il meccanismo del reddito di cittadinanza, almeno 7-8 vengono assunte, non è che poi, finito il periodo così di formazione, l'impresa dice arrivederci, grazie, e nessuno va a controllare. Ma insomma, poi bisogna vedere, appunto, se le imprese sono in regola con le tasse, come dice giustamente il nostro amico. Però questo, secondo me, è il punto importante: non ricadere nella trappola dell'assistenzialismo, nella trappola del parassitismo, nell'indurre la gente poi a fare tutte queste, ad operare questi sotterfugi di cambiare residenza, di separarsi, di divorziarsi per avere questi soldi dallo Stato. Bisogna usare questi soldi, che tra l'altro sono pochi, in modo intelligente per ovviare a questo problema reale, che viene da lontano, che viene dal discorso di, insomma, dalla difficoltà della scuola di formare competenze per il mondo reale, e quindi di ovviare a questo problema utilizzando le scarse risorse che un paese come l'Italia può mettere a disposizione. Non so cosa, come se vuoi aggiungere tu qualcosa su No, questo punto. no, no, cioè, ti commendo per avere ancora voglia di parlare di questo tema. Cioè, Ma repetita iuvant, perché sai, non è che la gente deve essere, come dire, sensibilizzata, e una volta sola non basta. Queste cose bisogna ripetere, perché sennò non entrano nella testa né di chi decide, né di chi vota. Quindi purtroppo bisogna battere e ribattere e dire, insomma, il centro per l'impiego, signori miei, ma non fosse. ma quanti lavori ha mai trovato a qualcheduno? E adesso se ne assumi 3.000 di gente che è presa poi a caso per le strade, non è che sia gente, sai, con un profilo professionale capace di mediare tra impresa e disoccupato. No, è gente presa così a casaccio, gli dai una scrivania, un ufficio e un computer, tra l'altro con un database, chissà come è stata fatta la boia di un Giuda. E questi dovrebbero trovare lavoro alla gente. Milioni di posti di lavoro a 100 km da casa, o quanto, ma pure senza i 100 km da casa, dove vanno a trovare i posti di lavoro? Quindi, un po' devo dire, oggettivamente, per essere onesti, un po' questa mia proposta è stata recepita, perché adesso c'è l'idea che questi soldi possono essere utilizzati per la formazione. Ma è, diciamo così, un aspetto non cruciale del provvedimento, è una possibilità data con molti paletti, no, dal mio punto di vista dovrebbe essere il pilastro del reddito di cittadinanza, o meglio, di questo, diciamo così, aiuto che viene dato a giovani e Ormai è meno fatto, giovani. Fabio, tutte bellissime Sì, parole. ma questo, sai, puoi sempre cambiare, non è perché, tra l'altro, adesso tutta questa baracca di incentivi, sussidi, quota 100, eccetera, eccetera, costerà più di quello che è stato messo in bilancio.
quindi scattano delle clausole di salvaguardia, no? Che erano state concordate con la Commissione europea. Se i costi di questi programmi eccedono le stime, bisogna riintervenire. Quindi, secondo me, dopo l'estate, tutto l'impianto del reddito di cittadinanza e probabilmente di quota 100 dovrà essere ridiscusso di corsa, anche perché nella manovra 2020 bisogna fare altri risparmi, bisogna introdurre dei tagli, e quindi se no la manovra 2020 sarà un disastro, e quindi quello è il momento buono per discutere questi aspetti. Comunque, insomma, batti e ribatti, grazie agli ascoltatori e ai nostri fan e a Daniele Faroni per aver puntualizzato questo aspetto. Noi continueremo a ribatterci, speriamo che facciamo un piccolo, non so, una piccola opera di convinzione che raddrizzi un po' la situazione. Sì, meriti tutto il mio appoggio, tutto il mio speriamo di non predicare nel deserto. Ok, ciao Alberto, ciao.